facciamo una ricetta molto sfiziosa, simpatica e buona. Si tratta di un antipastino fatto con fichi caramellati, mozzarella di bufala e speck, con un tocco finale di miele. Passiamo subito a elencare gli ingredienti di questa ricetta. Per due persone occorrono 6 mozzarelline, questi sono bocconcini di bufala campana DOP di origine protetta. Questa mozzarella è prodotta dal caseificio Santa Rita di Villa Literno, Caserta, ed è la potete trovare nel negozio youdreamitaly.com, che le spedisce in tutta Italia in 24 ore e in tutta Europa in 48 ore. Poi occorrono 6 fichi maturi, 6 fette di speck, questi sono 2 cucchiai di zucchero di canna, 40 g di burro e un po' di miele alla fine. Ok, adesso come prima cosa tagliamo i fichi a metà. Accendiamo la nostra padella, mettiamo il burro, facciamo sciogliere. Quando il burro è quasi sciolto, mettiamo anche lo zucchero. Dividiamo così. E adesso disponiamo i fichi dalla parte interna. Mettiamo un po' la fiamma. E li facciamo caramellare. Adesso tagliamo in due, vedete che belli questi bocconcini, di mozzarella, di bufala, okay. E una parte andrà in mezzo ai fichi e l'altra parte la mangeremo così pura. Giriamoli per qualche minuto, giusto per far prendere il sapore anche dall'altra parte. E poi li rigiriamo per 3 minuti a fiamma viva e saranno pronti. Allora, componiamo il piatto. Prendiamo la nostra fetta di speck e la fate doppia. Prendiamo il nostro fico, un po' di tutto il suo caramello, ancora caldo, così la mozzarella inizia a sciogliersi un po'. Mettiamo la nostra mozzarella all'interno e lo copriamo con l'altra parte del fico. E poi lo chiudiamo su se stesso con lo speck. Il piatto è finito, questo è per una persona, ne ho già preparato uno, uno tra la testa, adesso li mettiamo un goccio di miele così. E buon appetito, ciao, alla prossima!